Inaugurazione pochi giorni prima di Ferragosto, c'è bisogno di posti auto a Taggia e ad Arma. Stamattina con soddisfazione direi apriamo questo piccolo polmone al centro di Arma, sono circa 54 parcheggi, è stata una sinergia incredibile tra privato, Area 24 e comune, in pochi giorni abbiamo risolto tutte le questioni, devo ringraziare tantissimo gli operai delle ditte che si sono prodigati a far sì che oggi potevamo aprire il parcheggio molto in anticipo, credevamo di aprire settimana prossima, invece stamattina con sorpresa diamo questo servizio alla città, sperando che anche con pochi parcheggi così il turista che arriva ad Arma trova facilità di parcheggio e possa ritornare perché comunque le comodità sono importanti. Come funzionerà il parcheggio? A pagamento oppure a ore? Il parcheggio per ora è completamente libero. Vediamo come funziona e se regolamentarlo poi in futuro. Sarà un parcheggio provvisorio affinché Area 24 poi metta mano su tutta la struttura e fino a quel giorno comunque resterà aperto per il servizio della cittadinanza. Manuel Fichera, mai come nessuno come lei conosce bene questa situazione, questo posto dove oggi viene inaugurato il parcheggio. Purtroppo sì, devo essere onesto perché avendo seguito in questi ultimi 7 anni praticamente tutte le vicende purtroppo che hanno riguardato, diciamo, quest'area, conosco abbastanza bene. Sicuramente, come diceva l'assessore Cava, è una bella soddisfazione anche ridare un segnale di vita anche all'interno di quest'area che è stata praticamente abbandonata per una decina di anni. Anche se è un parcheggio provvisorio, comunque ne fruirà la cittadinanza. Sarà secondo me una forte spinta sia a livello turistico ma anche a livello commerciale perché comunque sia aiuterà le strutture sia ricettive che quelle dei commercianti perché comunque darà un punto di riferimento dove poter parcheggiare in centro e non sono 100 parcheggi, sono 54 ma danno sicuramente un bel respiro e ce n'era bisogno, ecco, soprattutto in questo periodo. Consigliere Ceresola, un successo l'apertura, soprattutto in tempi brevissimi, di questo parcheggio. Esatto, la cosa importante è proprio quella, che io sono qui questa mattina e sono felicissimo di esserci proprio perché a meno di 2 mesi dall'insediamento della nuova amministrazione si è riuscito sicuramente a dare un grossissimo servizio alla cittadina, anche perché come diceva lei è stato fatto in tempi estremamente brevi, ancora nel periodo estivo e quindi un parcheggio che potrà essere usufruito sia dai cittadini ma soprattutto dai turisti che da moltissimo tempo proprio si lamentavano e spesso non venivano nella nostra cittadina per la mancanza di posti auto. Assessore Longobardi, apertura del parcheggio qua alla vecchia stazione, ci sono già alcune macchine parcheggiate, sarà gratuito, è un po' il là alla nuova zona che ci si attende nei prossimi anni qua nell'ex stazione? Non è un sogno, è una realtà, è il perfetto risultato di un lavoro di sinergia tra pubblica amministrazione, privati e soprattutto anche gli operai che hanno permesso di materializzare questo sogno. Sono 60 posti a disposizione dei turisti che già da stamattina pensavamo nei prossimi giorni, invece insomma, diciamo, abbiamo razionalizzato al meglio il tempo e il sindaco ha fatto sì che tutto procedesse nella maggior parte, nel miglior modo possibile. Lucio Cava ha fatto un lavoro veramente che merita il plauso di tutti e io in verità, da parte mia vorrei fare anche i complimenti agli operai del comune che ieri in orario di straordinario, proprio per far sì di aprire anche prima, sono tutti qua in orario di straordinario, hanno fatto anche realizzato tutte le strisce a terra, la cartellonistica, in modo che il parcheggio, oltre a dare una disponibilità, fosse anche in perfetta sicurezza.